Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come avete letto dal titolo, altro Bucoli, il terzo del mese. Invece di leggere libri, io questo mese li accumulo. Applausi? Applausi. Vi ringrazio sempre perché guardate i miei video e vedo che sto migliorando, perché mi seguite sempre di più e vi ringrazio molto per questo. Se siete nuovi, io sono Irma, parlo di libri che acquisto, che leggo, che mi sono piaciuti e che non mi sono piaciuti, e spesso e volentieri, per spiegare perché non mi sono piaciuti, faccio degli spoiler, però lo dico sempre, per cui nel momento in cui vi dico, per spiegarvelo, devo farvi degli spoiler, saltate proprio a piappare, andate avanti e stop, senza problemi. Questo purtroppo è l'unico orario in cui posso fare questo video, per cui la luce è un po' a caso e dovrò fare del mio meglio. Aiuto. Mi hanno regalato una pigna di 9 libri e il primo è una raccolta di racconti. Devo dire che in questa pigna di libri, ringrazio la persona che me l'ha regalato, che me li ha regalati perché li dava via, per cui ha pensato subito a me. C'è questa cosa di racconti, la terza raccolta dei racconti di Karen Blixen. Io di Karen Blixen non ho ancora letto niente, ne ho sentito parlare benissimo e sono esterrefatta per averla avuta in casa senza averla nemmeno acquistata. Per cui grazie ancora a chi me l'ha regalata. Vi leggo la quarta di copertina. La raccolta narrativa di Karen Blixen, pubblicata nel 1957, circa 5 anni prima della morte dell'autrice. Ultimi racconti è la terza parte della trilogia formata da 7 storie gotiche e racconti d'inverno, ed è a sua volta divisa in 3 parti. La prima comprende 7 racconti del ciclo Albondocani, nome di un principe italiano derivato da quello di un sultano delle Mille e una Notte. La seconda, Nuove storie gotiche, si compone di 2 racconti e la terza, Nuovi racconti d'inverno, comprende 3 storie di ambientazione danese. Nella prosa raffinata e ricca della Blixen, dalle sue pagine sembra levarsi ora il profumo del caprifoglio o ora il rosa tenue delle nuvole accumulate all'orizzonte, nel suo ingegnoso jeu de mots si dipana una struttura di grande lucidità intellettiva. In questi racconti, in particolare, viene offerta al lettore, apertamente rivelata negli itinerari di intrepide cercatrici di felicità, la cosiddetta cadenza d'inganno. L'infallibile regola dell'irregolare che, come vi potranno spiegare i dizionari di musica, predispone ogni cosa per una conclusione classica e poi, invece di risolversi nell'accordo previsto, si interrompe sul più bello e se ne esce in una chiusa strana e inquietante. Io non so che cosa aspettarmi, se voi l'avete letto, fatemi sapere come l'avete trovato giù nei commenti. Altro libro interessante che mi è stato regalato di Elizabeth Chadwick, La prima dama della regina. Un'infanzia sbagliata, un'eredità inattesa, un amore contrastato. Ah, non vi ho detto quante pagine sono, scusate. Gli ultimi racconti della Blixen. Aspettate. Le 177 pagine, ed è scritto anche in grande. Scusate, cerco di farvelo vedere il più possibile, ma capite che questa luce non aiuta neanche un po'. Allora, di cosa parla la prima donna della regina? Inghilterra, 1238. Giovanna di Munchensi, nipote del grande Guglielmo il maresciallo, ex reggente d'Inghilterra e uomo potentissimo, cresce alla corte di Enrico III come dama personale. Rifaccio, perché ho letto da schifo, scusate, eh. Inghilterra 1238. Giovanna di Munchensi,
nipote del grande Guglielmo il Maresciallo, ex reggente d'Inghilterra e uomo potentissimo, cresce alla corte di Enrico III come dama personale della regina Eleonora di Provenza. Nonostante la sua giovane età, Giovanna si trasforma in un personaggio ambitissimo a corte quando diventa ereditiera dell'importante contea di Pembroke e della signoria di Wexford in Irlanda. Beh, quando diventi ricca arrivano tutti, eh. Buongiorno. Così Enrico, per ragioni strategiche, la promette in sposa all'affascinante fratellastro Guglielmo di Valence, in arrivo dalla Francia. Tuttavia le nozze sono mal viste a palazzo. L'improvvisa scalata sociale dei due giovani genera malcontento tra i nobili a seguito del sovrano, che si oppongono con forza ai privilegi concessi agli sposi in virtù della loro parentela con il re. A me sembra ovvia. Poi fate voi. Ok, è loro parente, è ovvio che gli dia delle cose in più, no? Vabbè. Ok. Così, mentre Giovanna e Guglielmo cercano di costruirsi una vita felice insieme, l'Inghilterra precipita in una cruenta guerra civile. Guglielmo è circondato da nemici che lo tengono sotto assedio e mettono a rischio la sua vita. Tutto nelle mani di Giovanna, ma basteranno il suo coraggio e il suo ingegno per impedire agli avversari di distruggere la sua famiglia e appropriarsi delle fortune ereditarie? Eh? Non ne ho idea, vedremo. Allora, Elizabeth Chadwick ha scritto, è nata a Bury nel Lancashire, credo si legga così, perdonate sempre il fatto che mi dimentichi che c'è una luce penosa, il fantasma, dopo un la finisco di parlare scema, ok. Dopo un breve periodo trascorso in Scozia si è trasferita a Nottingham, dove vive tuttora, Robin Hood. Ha coltivato la passione per la scrittura sin da giovanissima e ha scritto romanzi ispirati a grandi vicende storiche, tra cui la trilogia su Eleonora d'Aquitania, Regina ribelle, La corona d'inverno e Il trono d'autunno, e i romanzi La principessa d'Irlanda e La corona contesa. Per cui se dovesse piacermi questo libro, credo proprio che ne cercherò degli altri. Ma anche se è scritto un po' piccolino, ecco, piccolo, un po' piccolo, ma le pagine sono, se è scritto bene come penso, ragazze, sarà un bel libro, 448 pagine. Altro libro di cui non ho mai sentito parlare, una scrittrice di cui non ho mai sentito parlare, Lindsay Davis, Misteri Imperiali. All'outlet del libro era scontato del 50% da 9,50 a 4,75. Vediamo di cosa parla. Roma, ovviamente. Marco Lidio Falco, il recalcitrante investigatore di Vespasiano, ha appena sventato una congiura, ma non può restare tranquillo a Roma. Spetta a lui l'ingrato compito di tenere d'occhio diversi cospiratori spediti in esilio lontano dalla capitale. Senza contare che tutti quelli che hanno avuto a che fare con il complotto sembrano morire con troppa facilità. Con complotto contro chi? Qui non si sa, vabbè. Un complotto, vabbè. E nemmeno con l'aristocratica fidanzata e Elena Giustina le cose procedono bene. Da lei non lo separano solo le differenze di ceto, ma anche il fatto che il fratello di Elena è stato fatto sparire, scusate, durante la sua ultima indagine. Inanellando una sventura dopo l'altra, Falco potrà cavarsela solo con la sua consueta prontezza di spirito. Allora, Lindsay Davis è nata a Birmingham, laureata ad Oxford, ok, e ha scritto ha pubblicato Le miniere dell'imperatore, La venere di rame, La mano di ferro, l'oro di Poseidone, Ultimo atto a Palmira, Fuga o morte, Notte a Cordoba, saranno Cordoba, vabbè, Tre mani nella fontana e Impasto ai leoni. Di questo non so ancora niente e vi dico che è scritto in piccolo, ma piccolo, 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 cioè proprio minuscola, piccola, come c'è piccolino, fonte P,
piccolissimo per e sono anche qui 400. Quattrocentocinquantotto pagine, per cui una bella botta, ecco. Storia romana viene a me. Poi passiamo a un altro. Sono tutti tranne uno e sono quasi sì. Su 9, 8 sono scrittori di cui non ho mai letto nulla, per cui per me è la prima volta. Dovrò andare a recuperare il mio vecchio. La mia prima volta con, perché qui di prime volte ce ne sono una caterva. Allora, Le rose di Elizabeth di Nicola Scott è il prossimo libro che vi presento. Questo qua. Non so se sembra che sia un chick lit, ma non sono sicura. Eddie ha sempre avuto un rapporto difficile con sua madre, la famosa e stimata professoressa Elizabeth Harrington, di cui non si è mai sentita all'altezza, soprattutto dopo aver scelto di diventare una semplice pasticcera. Adesso che Elizabeth non c'è più, Eddie non può certo immaginare che tutto quello che aveva sempre creduto di sapere su sua madre verrà messo completamente in discussione. Un giorno un'estranea compare alla porta dicendo di essere la sua sorella gemella. Qual è la verità? Scusate, devo stare così, altrimenti sembra il fantasma dell'opera. Che basta. Una borsa di Hermès, una rosa nascosta in un libro, delle vecchie foto sono gli indizi che le ritrovate sorelle Eddie e Phoebe seguiranno per mettersi sulle tracce della loro storia familiare. Una storia che le porterà nella magnifica tenuta di Harlan House nel 1958. Cioè, raccontaci tutto da qui, che cosa avremmo libro fatto. Qui la giovane Elizabeth viene mandata in vacanza. Bah, ok. A volte esagerano con le quattro copertine. Dopodiché abbiamo un librone di cui ho sentito parlare molto da un S Style, ovvero da aspettate, non mi viene il suo nome, da Alice Cava. Lei invece si chiama, non mi ricordo. Però vi metto sotto il suo l'indice, cioè l'indirizzo al suo canale. E parliamo della scuola cattolica di Edoardo Albinati. E ne hanno parlato bene, bene, ma è tosto questo libro. È davvero, davvero imponente, ma è davvero forte. Ti lascia una bella impronta. Cuore, cioè ti prende il cuore, ti te lo mette nel frullatore e poi te lo ridà, ecco. Roma, anni 70. Un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla di significativo possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di persone rispettabili viene attraversato da una ventata di follia senza precedenti. Appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il delitto del Circeo. Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e per 40 anni ha custodito i segreti di quella mala educazione. Ora li racconta guardandoli come si guarda in fondo a un pozzo, dove oscilla misteriosa e deforme la propria immagine. Da questo spunto prende vita un romanzo poderoso, che sbalordisce per l'ampiezza dei temi, la varietà di avventure grandi e minuscole, dalle canzoncine goliardiche ai pensieri più vertiginosi, dalla costruzione puntuale di pezzi della storia e della società italiana, alle confessioni che ognuno di noi potrebbe fare qualora gli si chiedesse: che cosa desideravi davvero quando eri ragazzo? Adolescenza, sesso, religione e violenza, il denaro, l'amicizia, la vendetta, professori mitici, preti, teppisti, piccoli geni psicopatici, fanciulle enigmatiche e terroristi. Mescolando personaggi veri con figure romanzesche,
Albinati costruisce una narrazione potente e inarrestabile, che ha il coraggio di affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo e dimostrare il rovescio delle cose. E la scuola cattolica è forse il libro che mancava nella nostra cultura. In effetti parla di fatti avvenuti sul serio e davvero che cosa c'era dietro. Non tanto cosa li ha spinti, ma quali certezze avevano per pensare di poter fare quello che hanno fatto. Sono 1293 pagine, compresa la nota. Mi è scritto così. Riesco a leggerlo bene, se no a vederlo spero di sì. Non è scritto in modo esaustivo e grande, è un po' piccolo. E per fortuna perché sono 1297 pagine, per cui tanta roba. Altro libro, altro autore, Andrea Kerbacher, italiano. È Lo scaffale infinito, storie di uomini pazzi per i libri. Io ho cominciato a leggere questo libro e ho finito il primo capitolo, insomma, dovevo cominciare. L'uomo che leggeva troppo, Francesco Petrarca, però devo dire che queste 4-5 pagine ho fatto una fatica a leggerle, ragazze. Mi sono chiesto what, perché? Perché ha scritto così? Perché invece non hai messo un punto? Cioè, tipo professoressa delle medie, se è presente. Così. Vi leggo l'elettro di copertina. No, la quarta di copertina, ma come parlo? Aiuto, sta luce. Aiuto! Mi sento tanto Turlino oggi. Io, il Virgilio del Petrarca, l'ho visto. In un cavò sotterraneo blindatissimo, gremito di libri rari, unici, introvabili. Per uno come me, una vera caverna di Alibaba, dove perdersi per giorni, magari settimane. Quando mi ci hanno messo, non smettevo di far girare lo sguardo su tutti quei dorsi antichi, con le pergamene vecchie di 500 anni e le legature sontuose dei tempi andati, volumi inestimabili, senza soluzione di continuità. Eppure, anche in quella compagnia, quel codice è appartenuto a Petrarca e forse il più bello di tutti. Grande, austero, autorevole, nel suo formato imponente, reso ancora più maestoso da una legatura blu intenso, dove sotto la scritta in oro Virgilius cum notis Petrarche si ripetono gli stemmi imperiali con la N di Napoleone. Lo scaffale infinito è quello dell'inesausto desiderio del bibliofilo, che vorrebbe sempre avere un libro in più di quelli che i suoi scaffali possono effettivamente contenere. Beh, io ho più libri di quelli che posso contenere, in effetti sto riempiendo casa, per cui sono tranquilla. Ma non mi posso ritenere una bibliofila perché non sono laureata in questo. Allora, sono contandole... contando le pagine di spiegazione, tutto il resto sono 261 pagine. Allora, in fondo ho l'indice e ve lo leggo così sapete più o meno di cosa parlo. L'uomo, pagina 15, l'uomo che leggeva troppo, Francesco Petrarca. Lasciati che i libri vengano a me, Papa Nicolò V, nel nome del padre Hernando Colon. Hernando, non so chi sia. Cinquecentine, il catalogo è questo, Conrad Gessner, ne ha mai sentito nominare. Il grande Bodley, Thomas Bodley, no, mai. La civiltà cattolica, Federico Borromeo. Shakespeare and Co, i primi foglio shakespeariani. Ok, e lui so chi è. Da Pescina a Parigi, il cardinal Mazzarino, e anche lui so chi è.
Pescina, credo, non pescina, ma pescina. Molto sesso, siamo inglesi, siamo il Pepis. La reale amante dei libri, Madame de Pompadour, e anche lei so chi è. Compro libri, intere biblioteche, Caterina II di Russia, e anche lei so chi è, ma mi stava parecchio antipatica, esattamente come mi stava antipatica, anzi, abbastanza antipatica, Maria Teresa d'Austria. Di quella pila l'orrendo fuoco, l'incendio a Parigi e Mosca. Sempre cari mi fur questi volumi, Monaldo Leopardi, cioè il papà di Giacomo Leopardi, credo che non devi aver capito. Il barone leggente Josef von Lassberg, che non so chi sia. Maledetti vi amerò, i Mauditz, boh. Granai contro l'inverno dello spirito, Andrew Carnegie. L'ho sentito nominare, ma non ho ancora letto nulla di lui, sono pessima. La terra desolata, i roghi dei libri, anche no. Passione argentina, Jorge Luis Borges, anche di lui ho sentito parlare, anche di lui non ho letto nulla, ma che bello, yeah! La biblioteca errante di Alberto Manguel, no? L'eco delle biblioteche, Umberto Eco, ho qualcosa di lui e devo ancora leggerlo. Anzi, per la verità avevo cominciato qualcosa come il pendolo di Foucault, sono arrivata a un quarto e l'ho mollato lì, molto bene. E se 250 pagine non vi sono bastate, breve bibliografia per chi non si accontenta. Per cui anche questo è una chicca super wow. È scritto anche abbastanza in grande, per cui non mi devo preoccupare. Gli ultimi tre lib due libri, scusate. Allora, un libro di Wilbur Smith, di cui avevo già letto qualcosa, ma è successo un secolo e mezzo fa, ed è Lotta Fra Titani, un nuovo epico romanzo ambientato nell'antico Egitto. Scritto abbastanza, sembra nuovo di zecca, da com'è. Guardate un po', ecco, esatto. E sono 400, anche qui sono 478 pagine. Vi leggo il retro di copertina. Per oltre 50 anni la Valle del Nilo non ha conosciuto altro che guerra e distruzione per mano degli Hyksos, un popolo assetato di sangue giunto da lontano Oriente. La situazione è disperata e a frenare l'avanzata del nemico rimane solo un manipolo di coraggiosi ribelli capitanati da Taita, potente mago e consigliere del faraone, l'unico convinto che esista ancora una speranza. Piei, che gli è stato affidato dai genitori quando aveva solo 5 anni, è stato addestrato per diventare un prode guerriero e una spia senza rivali. Ed è proprio a lui che Taita affida una pericolosa missione: spingersi a nord, attraverso le terre nemiche e oltre il grande mare, per cercare alleati che gli aiutino a difendere l'Egitto. Sarà un viaggio durissimo e pericoloso, che lo metterà alla prova in modi che non avrebbe mai immaginato, ma Piei, che sa che il destino del regno è nelle sue mani ed è determinato a dare prova del proprio valore. È un libro carino, secondo me molto interessante da leggere. Ditemi voi se avete letto altri libri sull'antico Egitto scritti da Wilbur Smith, che cosa ne pensate? Ultimo libro per questa pira, sono 23 minuti che parlo. Anche questo non l'ho mai letto, di Walter Astor. Mamma ragazzi, ma quanti libri devo ancora leggere io? Oh signore, ah. Tanti. È un bene? Ditemelo nei commenti, sono bene secondo voi. Il titolo è Omicidio nella Domus. È anche questo romanzo storico, è proveniente dall'outlet del libro. Vi leggo la quarta di copertina, sì, insomma, la lettera di copertina. Il giovane quaestore Flavio Callido, per ritemprarsi dalle fatiche della vita romana, si concede qualche giorno di riposo presso la villa suburbana di suo padre Spurio, figura di spicco nella politica durante la dittatura di Silla. Al suo arrivo nella Domus, Callido trova un'atmosfera ben diversa dalla tranquillità agreste che si era augurato.
Nella notte è morta Cecilia, seconda moglie di Lucio Calpurnio Bestia, uno degli ospiti illustri di Spurio, insieme all'ex console Murena e a Fausta Cornelia, figlia del dittatore Silla. Tutti gli ospiti sono concordi che si sia trattato di una morte per cause naturali, tranne Marciana, madre adottiva di Cecilia e cugina di Catone Luticense. Nel corso della notte, infatti, Cecilia era scampata a un attentato e aveva lanciato accuse precise nei confronti di Lucinia, sorella di Murena, rea di volersi sbarazzare di lei per poter sposare il nobile Bestia. I due illustri patrizi, infatti, sono legati da forti interessi reciproci. In un momento in cui la congiura di Catilina ha lasciato un vuoto di potere, Pompeo, Crasso e Cesare, che si stanno facendo largo nella vita politica dell'urbe, devono essere fermati e Cecilia costituiva un ostacolo. Sì, lo so, è pazzesco, ma mi chiedo scusa. Mi rendo conto che la luce è atroce e che non riesco assolutamente a fare niente per trovare un po' di. Oh, sì, se mi metto così è meglio, eh. Però devo fare tutto. Vabbè. Ragazzi, mi dispiace davvero, mi dispiace tanto. Spetterà a Flavio Callido far luce sulla tragica fine della donna e anche sulla morte di una schiava e la sparizione di uno schiavo di cui nessuno pare interessarsi. Ma scoprire la verità potrebbe essere più pericoloso di quanto lo stesso questore immagina. Questi titoli sono tutti interessantissimi, tutti davvero wow, e sono felice che mi siano stati regalati. Detto questo, mi dispiace che dobbiate vedere il video in queste condizioni, ma non ho davvero altro momento per farlo. E meglio di così non so fare, mi dispiace. Con questo vi ringrazio di aver guardato il video. Mi raccomando, fatemi sapere sotto nei commenti da quale libro secondo voi dovrei iniziare a leggere questi libri davvero davvero molto interessanti e molto accattivanti. Ci vediamo mercoledì e spero di farvi un video senza tutto questo casino di luce. Ciao a tutti e buona domenica!